dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere e raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Un caro saluto a tutti da Fabio. Questa settimana staremo assieme nella scoperta e nella lettura dei Vangeli che la liturgia ci propone. E allora vogliamo partire proprio dal Vangelo della domenica, di questa 17ª domenica del tempo ordinario. Un Vangelo che ci racconta attraverso tre immagini diverse tra loro dell'esperienza del Regno di Dio. Perché vedete, il Regno di Dio è sì una persona, è Gesù, però è anche un'esperienza da fare, perché Gesù è un'esperienza che può toccare veramente nella profondità la nostra vita. E oggi le immagini che ci raccontano e ci aiutano a entrare in questo grande mistero del Regno di Dio sono tre. Sono un tesoro nascosto nel campo, un mercante in cerca di una perla preziosa e di una rete gettata nel mare. La prima: il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Ecco, per noi il Regno dei Cieli è così. Delle volte è nascosto in un campo, delle volte magari ce l'abbiamo davanti ma non riusciamo a vederlo perché è nascosto. Ed è così la nostra esperienza di fede. Delle volte l'esperienza di fede accade senza che noi ce ne accorgiamo, o meglio, senza che noi la stavamo cercando. Come quel bracciante che va in un campo, ma non pensa minimamente di trovarci qualcosa, eppure il tesoro è lì che lo attende, anche se è nascosto, è un tesoro atteso, che si fa attendere. E per la nostra vita spirituale questo è prezioso e importante. La fede può accadere in qualsiasi momento, anche che tu non la stia cercando. Dio ti può capitare davanti, magari non lo riconosci o non lo vuoi riconoscere, ma lui è lì, che ti capita davanti nel tuo andare nel quotidiano. Ancora, il Regno di Dio è simile a un mercante in cerca di una perla preziosa. Questa volta invece troviamo un uomo che sta cercando qualcosa. E allora la nostra esperienza di fede in questo senso può essere già matura, può aver compiuto già alcuni di passi e quindi Dio arriva alla fine di un percorso già iniziato. Il mercante è in ricerca, noi anche siamo tanto in ricerca di Dio, un Dio che si fa attendere, che non si fa vedere, eppure invece è lì, come per quel mercante. La terza immagine, una rete gettata nel mare, una rete così, senza calcoli. Un pescatore non fa calcoli, semplicemente getta la rete, ciò che raccoglie, raccoglie. E così Dio fa con noi, con la nostra vita. Getta una rete, raccoglie tutto. Raccoglie tutto perché non vuole che nulla vada perduto, perché poi sarà in fondo all'interno di una rete che ciascuno può trovare il proprio compagno di viaggio. Queste tre immagini sono legate da un sentimento comune. È bello e interessante che
entrambi gli uomini, il bracciante nella prima immagine, il mercante e il pescatore semplicemente che getta la rete, si dice che sono pieni di gioia. Ecco, noi delle volte rischiamo di fare del cristianesimo invece una compensazione per la nostra vita, oppure pregare Dio solo nei momenti tristi, una fede che magari delle volte va da Natale a Santo Stefano, una fede che intristisce perché pensiamo tanto al senso di colpa. Delle volte anche quando ci mettiamo in un atteggiamento di preghiera, domandiamoci, io prego perché ho una gioia dentro o prego perché è sempre meglio avere un santo in più in paradiso che ti può aiutare, o comunque dire prego perché poi alla fine, se magari tutto è vero, allora mi è andata bene. Il nostro atteggiamento davanti alla preghiera, davanti alla fede, ma davanti alla vita, può e deve essere un'esperienza di gioia. Le prime parole pronunciate dall'angelo a Maria sono rallegrati, piena di grazia, piena di gioia, piena di quella grazia, e sono parole rivolte anche a noi. Noi siamo contenti di un Dio che per noi si fa prossimo, un Dio che ci ama così per come siamo, un Dio che ci ama sia che siamo lì, in un campo, che siamo noi nascosti, perché abbiamo paura di farci trovare, sia che siamo come quella perla che delle volte magari facciamo i preziosi, non ci vogliamo far trovare subito, oppure come quei pesci che cercano di uscire dalla rete di Dio. Ecco, Dio è lì per dire a ciascuno di noi, per dire a me, per dire a te che stai ascoltando, tu sei amato. Questo non è uno slogan, è una realtà. Sentiamoci tutti figli amati, figli cercati da Dio, figli preziosi, come quel tesoro, come quella perla, come ciascuno di quei pesci che è dentro la rete di Dio. Sentiti amato, tu sei prezioso. Non è uno slogan, è una realtà. Questa settimana le meditazioni sono offerte ancora una volta dal Canada. Mi trovo qui a trascorrere un po' di giorni e oggi vi lascio con alcune immagini delle cascate del Niagara. Arrivederci alla prossima puntata.